Ebbene sì, Mike Portnoy era uno dei miei batteristi preferiti, cioè era, in realtà è ancora adesso uno dei miei batteristi preferiti. Se penso a un batterista rock, a un batterista progressive, a un batterista metal, penso a Mike Portnoy. Perché è stato un batterista che mi ha influenzato tantissimo, l'ho ascoltato tantissimo, soprattutto i Dream Theater, li ho ascoltati tantissimo, soprattutto i primi album. E quindi oggi sono qui per parlarvi del drumming di Mike Portnoy, ma per dirvi che cosa secondo me bisogna prendere, che cosa bisogna guardare, che cosa bisogna ascoltare, che cosa bisogna tirarsi giù e basta. Sono gasato per questo video, quindi direi che possiamo partire subito, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanellina, andate sui miei social Instagram e Facebook, andate sul mio canale Telegram e di qua e di là. Sapete già tutto, ma tanti di voi non si iscrivono al canale. Quindi questo è male. Ma comunque partiamo subito con il video. La prima cosa importante, la prima cosa che comunque si vede, la cosa che salta subito all'occhio di Mike Portnoy è la tecnica. Quando avevo 14-15 anni mi piaceva un sacco. Poi quando a 17-18 anni ho cominciato a studiare seriamente la tecnica, ho detto: cacchio, ma Portnoy non è uno tecnico, perché non usa i doppi colpi, non usa questo, non usa quello, fa sempre colpi singoli, eccetera. E quindi ho cominciato a snobbarlo, tra virgolette, un po'. No, ma non è veramente un batterista bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Però il fatto è che dopo ho pensato: ok, però cosa c'è che non va nel suo batterismo in realtà? Niente. Usa i singoli, ma li usa benissimo. Tutto quello che fa, riesce a fare tutto quello che vuole con la tecnica che ha. Riesce ad andare molto veloce, riesce ad andare molto veloce con i pedali. Quindi cos'ha di tecnico che non va? Anzi, secondo me è una buonissima tecnica. Perché, ok, magari non ha appunto doppi colpi, flam di destra, flam di sinistra, ma quello che gli serve veramente ce l'ha e lo fa da paura. Quindi questa secondo me è la cosa veramente importante. La tecnica va molto in base a quello che vuoi suonare. Lui quello che deve suonare lo fa alla grande, quindi anche se non fai paradiddle, per far vedere che si hanno i colpi singoli, i colpi doppi, tutto a posto, no, lui fa le cose coi singoli, ok, vengono, sono fighe, finito. L'altro aspetto fondamentale di Mike Portnoy, che forse è l'aspetto più importante di tutti, è l'aspetto che un batterista deve cercare in un altro batterista, ma soprattutto in se stesso, è la personalità. E in questo devo dire che Portnoy è uno dei batteristi secondo me più personali che esistano. Quando si sente una batteria anche senza vedere chi c'è, se c'è lui molto probabilmente diremmo: ok, quello è Mike Portnoy. Ecco, voglio dire una cosa, io oggi sto parlando di Dream Theater, ma non è che voglio fare un paragone con Mike Mangini, nel senso, non voglio fare un paragone tra i Dream Theater vecchi e Dream Theater nuovi. E comunque vi stavo dicendo, la questione personalità e si vede in un batterista, soprattutto quando un batterista riesce a cambiare totalmente un pezzo proprio solo con il suo strumento. Vi dicevo già questa cosa con Travis Barker nel Blink 182, qui è ancora di più, nel senso Mike Portnoy riesce a far diventare un pezzo già figo ancora più figo, andando a mettergli cose complicate o meno complicate. Non è sempre tutto complicato quello di Mike Portnoy, ma la cosa importante è che ci stia bene all'interno del pezzo. Questo, come al solito, vuol dire suonare per la band, vuol dire suonare per la musica. Ma la personalità di un batterista non è solo il modo di suonare, racchiude tante cose insieme. Per prima cosa, di sicuro il suono. Un suono personale fa sì che un batterista sia riconoscibile, e Mike Portnoy ha sicuramente un suono molto personale. È vero che ha un suono abbastanza da metallaro, ha la cassa con molto attacco, ha suoni molto molto potenti, che quindi voi mi direte: sì, vabbè, ma ce l'hanno anche gli altri. Ma ci sono alcune cose che lo rendono molto personale. Ad esempio,
più pensate ai piatti. Lui fa molto affidamento quando suona sugli splash, e come lui gli splash non ce n'è nessuno. Cioè, io ho provato per tanto tempo a riuscire ad avere quegli splash belli secchi come lui, ma non sono mai riuscito ad averli. Quindi questo è già un punto fondamentale del suo drumming. Sembra strano, perché come fa un piattino grosso così a essere fondamentale, ma è una cosa importantissima per lui. Altra cosa che usa sempre sono gli stacks. È vero che ci sono mille batteristi che usano gli stacks, ma se pensiamo agli stacks, a me viene in mente lui, soprattutto stacks piccoli. Infatti ha fatto anche una linea apposta di stacks che si chiama Max, come suo figlio, e suonano bene, sono veramente fighi quei piatti, molto particolari ma molto molto belli. Oltre a questo, però, a molti groove riesce a dare dei suoni veramente super particolari. Ad esempio, non lo posso fare perché non ho i mezzi per farlo. Mi ci andrebbero due Charleston da poter suonare con piede destro, piede sinistro, mi ci andrebbe un rullante in più, eccetera, eccetera. Ma andate a sentirvi il pezzo di Dream Theater, The Great Debate. Ve lo lascio comunque qui sotto in descrizione, perché in pratica in quel pezzo lui usa i suoi due Charleston con i due piedi, destra, sinistra, e intanto sopra suona il timpano come fosse una cassa, perché ovviamente non riesce più a suonare la cassa, e fa una cosa ritmica, una cosa molto musicale, veramente bellissima. Quindi vi lascio il link in descrizione comunque di questo pezzo, andatelo a sentire perché è fighissimo. In più il rullante ce l'ha senza cordiera, quindi il suono di quel groove lì, perché alla fine è un groove anche quello, è veramente fighissimo. Ovviamente però la personalità di un batterista non la fa solo il suono, ma anche come suoni, che idee hai soprattutto, e molto spesso anche in un genere come il progressive metal, il progressive rock, serve essere musicali, perché se sei musicale, ad esempio come Mike Portnoy, se suoni per la band, se suoni delle cose molto orecchiabili, molto strane, perché alcune volte sono veramente cose assurde che non verrebbero mai in mente, ma in quel pezzo ci stanno, caratterizzano quel pezzo, quindi la musicalità alla fine vince sempre. Ve lo dico spesso, ma perché è proprio così: un batterista musicale vince mille volte su un batterista solo tecnico e basta. Poi dipende, nel senso, non è sempre così, dipende dal genere, ma in questo genere qui secondo me sì, è meglio musicalità con magari un po' meno tecnica che troppa tecnica e meno musicalità. E Portnoy in questo è fenomenale. Cose tecniche o meno tecniche, ma molto particolari e mai banali. Basta ad esempio pensare a The Dance of Eternity. Ma come avete anche potuto sentire da quest'intro di The Dance of Eternity, e in generale però come si può sentire anche in alcuni groove, filo, drum intro, eccetera eccetera, una cosa che mi fa impazzire di lui è quando fa uscire veramente il metallaro che c'è in lui. Poi lo fa già uscire sempre, nel senso, lui è proprio un metallaro, però ci sono dei punti in cui proprio tantissimo, e quei punti lì è figo secondo me, perché non sono sempre, nel senso, non è sempre un metallaro pazzesco che deve andare veloce, deve fare cose strane, ma ogni tanto fa uscire questa cosa, quindi butta una cosa fuori, è fighissima secondo me. Non so se mi sono spiegato, perché sono gasato a dire questa cosa, e se non vi è ancora abbastanza chiaro quanto può essere metallaro, allora vi faccio anche sentire come parte praticamente dopo l'intro di chitarra, come parte il pezzo Beyond This Life, sempre ovviamente dei Dream Theater. Quindi questo video è già durato fin troppo, spero vi sia piaciuto, grazie per essere arrivati fin qua con la visione, non l'avevo mai detta questa cosa, ma comunque vabbè. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti su Mike Portnoy, se siete di quelli che dicono Mike Portnoy è un figo, se siete di quelli che dicono
ascolto un altro batterista. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di quello che vi ho detto io, se secondo voi siete d'accordo con le cose che vi ho detto o se siete completamente in disaccordo con quello che penso io. Quindi comunque, a parte tutto, fatemi sapere un po' di cose ovviamente qui sotto nei commenti. Detto questo, comunque io direi che posso finirla veramente, quindi oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, cliccare cose, andare su Instagram, Facebook e Telegram, io vi saluto e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!